Buonasera, un benvenuto dall'archivio divisivo del Movimento Operaio Democratico per questa seconda giornata dell'iniziativa dedicata ai film prodotti dal Partito Comunista Italiano, immagini e immaginari del PC, autoritratti con la macchina da presa. Abbiamo iniziato ieri, riaprendo finalmente le nostre iniziative in presenza alla Casa del Cinema, una prima giornata che abbiamo voluto fare proprio per incontrare tutti i nostri amici e compagni. Oggi siamo di nuovo dalla sala Zavattini e questa sera con noi Ermanno Taviani, che saluto. Ermanno, puoi attivare? Sì. Voglio soltanto ricordare che tutti i titoli in rassegna sono visibili online, anche tutti quelli che abbiamo proiettato ieri alla Casa del Cinema sono visibili sulla piattaforma OpenDDB, in uno spazio proprio che OpenDDB ha voluto dedicare al nostro Cineamod Virtual, così lo abbiamo chiamato, alla nostra sala Zavattini virtuale. Quindi resteranno appunto fino alle 24 di domenica 30 maggio, per cui potete andare direttamente sul link che adesso apparirà in diretta e fare una brevissima registrazione, nome, cognome e indirizzo email, e accedere direttamente, scaricare direttamente i film. Ricordo, fino al 30 maggio alle ore 24 saranno scaricabili gratuitamente. Un piccolo saluto da parte del presidente Vincenzo Vita, che è in collegamento con noi, e poi passiamo subito la parola a Ermanno Taviani. Vincenzo Vita, buonasera. Buonasera a tutti e a tutti, ma proprio un micro saluto, nel senso che Aurora ha già detto, e poi Ermanno Taviani, Luciana Castellina, Luigi Perelli faranno la loro parte in un'iniziativa molto interessante dell'archivio. Io solo una cosa vorrei dire, che i 100 anni dalla nascita dell'allora Partito Comunista d'Italia, poi si chiamò, sapete, PC, fino alla fine, insomma, del 91, permettono di riaprire una riflessione su tante cose, ma anche su una, e questo è il tema che vi consegno, l'importanza del racconto cinematografico e audiovisivo. Cioè, la storia si fa, come dicono gli storici, certamente per tabulas, ma più di una pagina scritta, un'immagine, un frammento, qualche cosa che ci fa vedere qual era lo spirito di un tempo, come le persone si atteggiavano. Ieri sera, per esempio, mi ha molto colpito quella sala del Cinema Teatro Adriano di Roma del 51, al settimo congresso del Partito Comunista Italiano, e quel clima che in un qualche modo, anche se così distante, c'era lo stalinismo, tutto quello che voleva, però che io personalmente credo sia stato così però appassionante, e ci consegna la necessità di un'attività politica intensa, come è stata intensa questa storia. E solo quei frammenti visivi ci danno l'idea, quello era di Gillo Pontecorvo, niente di meno, ci danno questa sensazione, che forse qualche libro ci dà meno. Comunque, grazie a voi per seguirci. Andremo avanti ancora domani, dopodomani. È una delle iniziative, tra le numerose, speriamo di andare avanti sempre meglio, dell'archivio. Grazie. Allora, buonasera a tutti, grazie Vincenzo. Hai, insomma, il rapporto tra il cinema e la storia e la forza delle immagini e la complessità delle immagini, che come sappiamo è un tema ormai centrale, diciamo, nella storiografia, ma e quindi credo che sia importante questa iniziativa perché tra le tante che sono in corso e che ancora si svolgeranno per il centenario del Partito Comunista, non per una commemorazione, ma per una ricostruzione storica, per un'operazione di memoria, diciamo, questo aspetto è sicuramente importante e quindi è importante parlarne oggi.
Con me, come è stato già anticipato, ci sono due ospiti importanti come Luciana Castellina e come Luigi Perelli, importante autore. Luciana non ha bisogno di presentazioni, ma neanche Perelli, importante autore del cinema italiano, ma poi dirò due parole alla fine del mio intervento. Prima di passargli la parola, permettetemi di svolgere qualche considerazione sul rapporto tra il Partito Comunista e il cinema, diciamo. Volendo semplificare, possiamo declinare questo tema in tre modi. Da un lato c'è il problema della linea del PC rispetto al cinema, e qui inteso come strumento di propaganda, come mezzo di comunicazione di massa, e però, come dire, là c'è stata una grande attenzione nel mondo comunista. In occasione del centenario abbiamo visto che già dal congresso di Livorno i delegati, alcuni, rimisero in scena il congresso di Livorno, no? fuori dal teatro Goldoni, perché non c'erano i mezzi per filmare al buio del teatro. Quindi proprio già nel 21, diciamo, comincia questo rapporto così forte tra il Partito Comunista e il cinema italiano. Detto questo, il cinema è stato centrale. Dimitrov nei suoi diari scrisse che per conquistare consensi negli Stati Uniti il primo mezzo era il cinema. Insomma, comunque è stato centrale in tutta la storia del Partito Comunista. Però, sia nella visione della cultura del partito, almeno quella prevalente, sia anche nelle ricostruzioni storiografiche che si sono fino ad oggi appiattite su quella stessa visione, alla fine il regista era un uomo di spettacolo, era un fenomeno importante, eccetera, ma non era un intellettuale, l'intellettuale, l'uomo di cultura a cui si guardava di più, e basta guardare le bibliografie immense che ci sono sullo scontro tra Vittorini e Togliatti, sul 56, su Calvino, eccetera. L'intellettuale era un altro, era lo scrittore, era il musicista, era il filosofo, lo storico, lo studioso più in generale di materie umanistiche, più raramente lo scienziato. Gli scienziati arrivano poi con maggiore forza, soprattutto negli anni 60. Tutto il resto era, diciamo, come dire, nel PC si è riprodotta per tanto tempo una gradatoria, diciamo, delle scienze e della cultura di accezione per certi versi ottocentesca. E pensiamo, ad esempio, Rossana Rossanda, grandissima intellettuale, nel suo libro in cui ha raccontato anche la sua vicenda di dirigente della sezione culturale del PC, non cita un regista. Nei due libri più ampi sul rapporto tra cultura e PC, scritti da Nello Aiello, i registi occupano un posto marginale, mentre invece gli scrittori, i filosofi, i musicisti e i pittori sono gli intellettuali con la I maiuscola. In questo quadro, e adesso non si può sintetizzare tutta questa storia, cioè è ancora più paradossale proprio perché invece il PC conquistò, ebbe, in senso gramsciano, esercitò una forte egemonia sui contenuti dei film, almeno tra gli anni 50 e gli anni 70. Questo non per dare ragione alla vulgata, che ancora sentiamo ripetere, che tutti i registi, o comunque gran parte, erano comunisti o compagni di strada, utili idioti del PC, perché questo non è vero. Poi in realtà i registi iscritti al PC, ce n'era un buon numero, ma tantissimi maestri del cinema italiano non lo sono stati. E in questo quadro la scelta di Togliatti lo ricostruisce molto bene Carlo Lizzani, di cui si è parlato ieri in questo convegno, quando lui va con Giuliani De Negri, il produttore di Actum Banditi e di tanti altri film, a dire: ma perché non produciamo dei film del PC, dei film di fiction? E Togliatti gli dice: ma che senso avrebbe una produzione targata PC? Così scrive Carlo Lizzani nel suo libro di memorie. Dobbiamo invece conquistare un consenso più ampio dentro tutto il cinema. E come è stato detto anche ieri, ricordato ieri, appunto,
mentre la Democrazia Cristiana punta sui cinegiornali, poi sulla televisione e su un altro tipo di comunicazione audiovisiva, il PC, come dire, ebbe successo in questa sua, diciamo, cercare di far passare le idee nel cinema, soprattutto fino alla fine alla metà degli anni 70, quando fu un partito di opposizione. E questo è tanto più significativo perché il cinema italiano tra gli anni 40 e gli anni 80, se vogliamo datare così, ma anche dopo, diciamo, per molti versi, però in quel periodo, allo zenith della sua fortuna produttiva, è stato il fenomeno culturale più importante, più cosmopolita, diciamo, della storia dell'Italia repubblicana. È, diciamo, il contributo più importante dell'Italia alla cultura, sicuramente della seconda metà del Novecento, se non di tutto il Novecento. Studiosi stranieri parlano per il cinema dagli anni 50 e 70 di nuovo rinascimento. Ecco, quindi dentro questo mondo il PC ha una grande forza, i suoi temi hanno una grande eco, e però il PC non tematizza come grandi fenomeni culturali i film e i registi. Il secondo tema è quello dell'immagine dei comunisti nel cinema italiano, qua lo possiamo solo citare perché appunto è un rapporto e una visione che cambia nel corso del tempo, che comincia nel 21 e che in un qualche modo passa attraverso decine e decine di film con accenti diversi. Poi appunto anche qui sappiamo come alcuni film piacquero poi anche ai comunisti stessi. Una vita difficile di Risi trovò lo stesso Togliatti entusiasta di quel film, altri invece molto meno. Veniamo invece al terzo aspetto di cui pare che è più al centro di questa rassegna e anche della discussione degli interventi di oggi, cioè quindi il PC come produttore di cinema e, come è stato ricordato ieri, produttore di film documentari. Anche qui non possiamo entrare nel merito del fatto che anche dei film documentari sono delle fiction, sono, insomma, come dire, basta citare appunto un grande documentarista comunista, alcuni film sono anche qua all'archivio del Movimento Operaio, come Joris Ivens, che appunto spiegava come lui rimetteva in scena la realtà, diciamo, perché la realtà che hai di fronte è spesso appunto non era, diciamo, doveva essere ripensata perché sembrasse reale, per dare il senso di quella realtà stessa. In questo quadro appunto anche qui si va attraverso epoche politiche e culturali diverse. Quali sono alcuni punti che possiamo, diciamo, mettere in evidenza? Innanzitutto il fatto che dentro questi film parliamo di un periodo soprattutto dagli anni 40 alla fine degli anni 70, poi sappiamo che negli anni 80 il Partito Comunista, come dire, entra di più dentro la televisione, c'è Rai 3, prima fonda delle sue micro televisioni, insomma, c'è una storia in parte di Video 1, le TV locali, ma comunque la produzione, Vincenzo mi fa segno di, però in un qualche modo, diciamo, è una storia, gli anni 80 sono una storia un po' a sé da questo punto di vista. E comunque il primo, diciamo, e i film di oggi di Luigi Perelli e altri che adesso poi vi dirò, che vedremo, qual è il loro valore? In primo luogo il fatto di rimettere al centro della scena quello che invece era fuori della scena della comunicazione ufficiale, fuori, diciamo, dalla fine al 54-55 della settimana Incom e degli altri cinegiornali che venivano proiettati nelle sale cinematografiche prima e dopo il film, fuori dalla RAI, diciamo, soprattutto dalla RAI dei primi 10-15 anni, dalla RAI di Bernabei, dalla RAI appunto integralista da un certo punto di vista. Poi, come sappiamo, negli anni 60 le cose cominciano a stemperarsi e negli anni 70 poi con la riforma molte cose cambiano. E quindi appunto
quali sono, diciamo, questi temi. È stato già rilevato ieri come fine anni 50, inizio anni 60 sia un momento di svolta, quindi un tema è sicuramente il prezzo del miracolo economico. Pur condividendo il Partito Comunista, come dire, anche un certo entusiasmo, una cultura, come dire, sviluppista, come si diceva, industrialista, e quindi non era nemico della modernizzazione, però era nemico del modo in cui questa fu, come dire, realizzata nel paese. Poi, come sappiamo, il Partito Comunista negli anni 60 si spaccò proprio nella lettura di quello che stava succedendo. E questa, l'eco di questa discussione la troviamo anche in alcuni film. Quella appunto tra chi sosteneva, che, come Amendola, che no, sì, c'era il miracolo economico, ma era sempre un capitalismo straccione e che quindi non era necessario cambiare linea politica, e chi invece, come Ingrao, Trentin e tanti altri, sosteneva che no, il neocapitalismo stava cambiando tutto e quindi quello postulava un cambio di paradigma nella visione della società italiana e nella politica per trasformarla. E quindi quello che resta fuori, e quindi appunto le fabbriche, dove peraltro era difficile entrare, quindi molto spesso delle fabbriche si parlava, come appunto nel film che vedremo, chi vuole potrà vedere più tardi, Nella fabbrica parla di Mario Carbone, ma difficilmente si riusciva a mettere piede dentro questa fabbrica. La fabbrica poi è centrale anche nel film appunto Una città da salvare di Ennio Lorenzini, che ovviamente parla di Torino e parla appunto della Fiat e quindi di questi monopoli, come si diceva allora, nella politica del PC, della battaglia contro i monopoli. Si parla dell'emigrazione e qui appunto il film di Perelli, Italia, Emigrazione 68, l'Italia oltre il confine, appunto sulla drammatica condizione appunto dei nostri migranti, come si direbbe oggi, della povertà che li aveva spinti a scappare. Tra l'altro si usa la frase, viene citata la frase che allora si diceva: gli italiani sono i negri dell'Europa, no? Che in questo contesto attuale in Italia mi sembra particolarmente significativo. L'emigrazione, le campagne, la condizione della donna, appunto, e qui abbiamo il film di Cecilia Mangini, Essere donna, che da questo punto di vista è una delle prime grandi inchieste cinematografiche sulla condizione femminile, appunto di una regista che proprio pochi giorni fa è stata ricordata con un'iniziativa alla Casa del Cinema, con i suoi film, con la discussione, diciamo, sulla sua cinematografia. Accanto a questo, i conflitti sociali che non entravano nella televisione, almeno soprattutto o comunque in misura marginale e in un certo modo anche deformante, e anche qui le cose poi cambieranno con il 68. E allo stesso tempo, e in questo senso è interessante, diciamo, il film, insomma, tanti film, ma anche soprattutto Le Chien Lì, dedicata al 68 francese di Luigi Perelli, e i grandi, quello che succedeva nel mondo, in un mondo che mai come tra il 47 e gli anni 60 è cambiato improvvisamente con la decolonizzazione e con tutti i conflitti per arrivare a questa decolonizzazione o seguiti a questa decolonizzazione, il mondo che diventa un mondo plurale. E quindi le lotte antiimperialiste, come si diceva, le rivoluzioni come quella cubana e le guerre e le lotte contro queste guerre, soprattutto come quella del Vietnam, che è stata appunto ricordata ieri. E quindi, come dire, rispetto al telegiornale o rispetto appunto alla comunicazione ufficiale, uno sguardo sul mondo, un'altra idea di quel mondo stesso e quindi un'altra idea di quello che stava succedendo nei continenti, anche in Europa, ma soprattutto in Africa, in America Latina e in Asia. La cosa che emerge anche qui, tante ricostruzioni storiche sono veramente
andrebbero ripensate. Sembra che, come dire, le lotte sociali spesso comincino con il 68 o con l'autunno caldo. In molte ricostruzioni sembra che lo scatto, e invece si vede come il Partito Comunista, la grandezza e anche i suoi limiti, è stato quello di essere non solo l'organizzatore di queste lotte, ma in questi film e in, diciamo, nella sua funzione, che nel modello che Togliatti aveva, il Partito Comunista era una parte della società italiana, non una parte separata. E quindi, come dire, da questo la sua forza e a volte anche la sua debolezza, il essere in certi momenti rimasto, essere rimasto, diciamo, ancorato a una parte della società italiana, quando invece tutta un'altra parte stava cambiando, soprattutto perché tra gli anni 50 e gli anni 70 l'Italia conobbe, e questi film lo mettono bene in luce, la più grande trasformazione forse di tutta la sua storia, con la fine della società contadina, con l'apogeo dell'industrialismo, insomma con tutta una serie di cose che in questi film voi ritrovate. La cosa secondo me poi interessante è come, e qua vado a concludere, pur nella impari competizione con la RAI, che appunto certo non c'erano paragoni sulla circolazione di questi film, poi magari Luigi Perelli ci racconterà chi è che vedeva questi film, dove li vedevano, diciamo, no? Cosa se ne diceva, c'erano delle discussioni, insomma, no? Come circolavano questi film, ma come soprattutto appunto dalla fine degli anni 50 e poi negli anni 60, questi film sono dentro la storia non solo del cinema italiano, ma del cinema mondiale, perché arrivano moduli che appunto di quella trasformazione. Negli anni 60 arriva una nuova generazione e di registi dei film, dell'Uni delle Film, che poi nasce in quegli anni, e del cinema italiano, e a volte appunto sono gli stessi. E quindi vediamo dei moduli da Nouvelle Vague, come dire, arriva al cinema nuovo brasiliano, arriva anche dentro, ovviamente più o meno a seconda degli autori, a seconda dei film, però vediamo come l'intreccio tra questo cinema e il virgolette grande cinema sia, anche da un punto di vista stilistico, sempre molto forte. Vabbè, ma io, diciamo, chiudo qua, ripeto, diciamo, prima di passare la parola, vi ricordo i sei film che saranno resi disponibili dopo la fine di questo incontro: Una città da salvare di Ennio Lorenzini, dedicato a Torino, è un film del 63, e quindi siamo proprio nel pieno, l'apogeo del miracolo economico, ed è un film sulla Fiat, sul, appunto, Torino diventa appunto che cos'è la Fiat, e quindi il monopolio nemico delle leggi, dei diritti dei cittadini, la polizia interna e soprattutto lo sviluppo disordinato urbano della città, in questo momento la condizione operaia, la condizione proletaria. Essere donne, l'abbiamo già detto, appunto sulla condizione femminile, un film, devo dire, che colpisce, diciamo, per anche la capacità di racconto, queste interviste veramente molto belle. Comunisti di Giovanni Vento è il film più tradizionale tra quelli proposti, è un film fatto per la campagna elettorale del 68, in cui si ricostruisce la storia del Partito Comunista. Ecco. E quindi il suo, appunto, essere una forza nazionale, pur nel legame che nel 68 poi, come sappiamo, diventerà sempre più complicato con il mondo comunista, con i paesi comunisti, e quindi che celebra, diciamo, questa storia. La Fabbrica Parla, l'abbiamo detto, è un'inchiesta sulla condizione operaia ed è interessante perché anticipa e si vede come nel 68, quando fu realizzato, come dire, si percepisce quello che sarà poi l'autunno caldo dell'anno successivo. E anche qui, poi, con attenzione a
la salute, insomma tutti i problemi della condizione operaia. E poi i tre film di Luigi Perelli, però vorrei che fosse lui poi magari a raccontarceli, Battipaglia, autoanalisi di una rivolta del 1970, che ricostruisce appunto con interviste, con un lungo parte dentro la Camera del Lavoro, appunto quell'eccidio che avvenne quando di fronte alle voci della chiusura della manifattura tabacchi e dello zuccherificio ci fu questa rivolta popolare a Battipaglia, l'assedio al commissariato, da cui si sparò e appunto furono uccisi una giovane insegnante, Teresa Ricciardi, che peraltro era al balcone a vedere cosa succedeva, e un ragazzo, uno studente, Carmine Cidro, di 19 anni. Immigrazione 68, Italia oltre confine, l'abbiamo già detto, e quindi è un'inchiesta sui nostri emigrati in Svizzera, in Germania, in Belgio e Francia, sulle tragedie che l'avevano riguardati, come quella di Marcinelle, e sulla povertà che l'aveva spinta, e quindi alcune, diciamo, sequenze che mostrano da quale Italia erano partiti quegli italiani che erano appunto andati all'estero, e poi Le Scelli, che è un bellissimo documentario che raccoglie Scelli, il carnevale, no? La frase usata da De Gaulle per schernire il movimento studentesco, e quindi la risposta di Scelli è lui, uno dei film secondo me più interessanti in cui si ricostruisce la rivolta studentesca francese e il maggio. Ma io mi fermo qua e vorrei dare la parola a Luciana Castellina per prima. Grazie Ermanno. Certo, il rapporto del cinema, del PC con del cinema con il PC è un rapporto molto speciale e molto curioso. Vorrei cominciare a parlarne dal punto di vista del PC e il cinema, ma il cinema e il PC. In che senso? Beh, che il cinema ha saputo descrivere, dare il senso di cos'è il PC, di cos'era il PC, in un modo assolutamente straordinario, e se ci pensate bene, era molto difficile da farsi. Mi viene in mente, lo ricordo sempre, per via di una frase di Sartre, che secondo me spiega anche quella molto bene cos'era questo animale strano, che era il PC, questo che con gli altri chiamava una giraffa, proprio per sottolineare che, beh, altre cose così in giro per il mondo non c'erano, si trattava di un animale stravagante, e infatti lo era, non c'era partiti analoghi. Sapete bene che adesso mi viene in mente, perché devo dire, il film di Perelli sul 68 è l'Italia che va a vedere il 68 in Francia, ma c'è un aneddoto vero, non inventato, e che è molto indicativo, che viene a gennaio del 68 una delegazione del Partito Comunista Francese in visita al Partito Comunista Italiano. I due partiti non si amavano affatto, per l'appunto il Partito Comunista Francese c'era l'avanguardia, la cosa, dovevano essere tutti marxisti-leninisti, eccetera. Il PC italiano c'era ad 1 milione di iscritti ed erano quello che voi sapete che erano. Vengono e quando arrivano a gennaio, in realtà in Italia già molte università sono state occupate, molto prima del maggio francese, in realtà è cominciato l'Italia. E quando si racconta, quelli del PC raccontano al PCF questa cosa, il PCF dice: ah beh, da noi non sarebbe mai potuta capitare una cosa di questo genere, perché abbiamo un pieno controllo della nostra società. Dopodiché è scoppiato il maggio francese. Ecco, mi ricordo questo per dire che appunto il distacco era così forte. Ma perché dico il PC e il cinema e il PC? E la frase di Sartre. La frase di Sartre è: Sartre era curioso dell'Italia, del Partito Comunista anche in particolare, proprio perché era anche così differente da quello del suo paese, e cercato di avvicinarsi, di capire, stabilì alla fine una grande amicizia con Togliatti, tant'è vero che quando Togliatti muore lui fa un'intera pagina dell'Unità dedicata a Mon ami Togliatti, che poi Repubblica tutta moderna. E un giorno Sartre dice: finalmente ho capito che cos'è il PC. Il PC è l'Italia. Sembra una frase banale, in realtà vuole dire
il PC corrisponde all'Italia, alla società italiana, c'ha la stessa carne, lo stesso sangue che scorre nelle sue vene, è l'Italia, cioè non è una cosa separata, l'avanguardia, un oggetto venuto dal di fuori, una cosa in qualche modo estranea, è com'è l'Italia, con un elemento in più che la soggettività in questo caso è data dal PC. E che cosa descrive, e a che cosa si riferisce poi Sartre? Ai romanzi di Pasolini, ai film di Pasolini, dove c'è la borgata con il sottoproletariato, il ragazzo di vita, l'aduncolo, che però c'ha una cosa che lo riscatta, che gli dà la forza, la soggettività, che lo rende protagonista quindi, e non semplicemente plebe da vedere nel documentario, che c'ha la tessera del partito nella taschino, di cui è l'elemento della sua soggettività e del suo orgoglio. E così sono anche, pensate, i film più, non parlo di quelli belli del neorealismo, parlo di film anche comici in cui c'è Tognazzi. Tognazzi è l'eroe operaio comunista, e quindi l'attore più popolare, diciamo, che ci sia, perché è così, e tutti hanno questo elemento, diciamo, di dare l'idea di che cosa il PC, la forza del PC è di essere stato davvero, non a caso, 2 milioni di iscritti appunto nell'Italia, quindi non un'idea di popolo populista che è fanatico di un leader e in qualche modo subalterno al leader e che si identifica col leader, no, nel popolo comunista anche italiano, cioè il popolo proprio così com'è, ma l'orgoglio è suo, è quello di essere lui il protagonista, e questo credo che sia una cosa molto interessante, perché quindi non c'è solo il PC che ha avuto la, come dire, anche l'intelligenza di capire che cosa il cinema poteva essere, e quindi addirittura di farsi produttore di film, che è un'idea, è come dire, anche inusuale, ma che il cinema stesso che aveva capito fino in fondo che cosa era il PC e che quindi è riuscito anche poi a darlo, a descriverlo quando l'ha fatto invece su commissione nel modo migliore presente. Ecco, è curioso come si arrivò a quella deliberazione di investire forza, energia e denaro nel diventare produttore, committente di film. Forse non so, Paola forse ne sa di più, perché è quella che da più tempo è stata all'archivio e ne ha visto la nascita delle Unitelefilm, però io ancora adesso mi domando come è venuto anche mi mandare Perelli e una troupe cinematografica andare a vedere il 68 in Francia, idea curiosa, e poi c'è anche, voglio dire, accanto appunto ai film che dicevo di Pasolini eccetera, insomma borgate eccetera, poi ci sono venuti fuori questi film come Battipaglia, come i film sui migranti, che sono appunto invece, diciamo, il PC che usa il cinema per mostrare storie, avvenimenti, episodi che sono in parte invisibili al resto della gente. Poi potrebbero dire molte cose su ciascun film, adesso smetto di parlare e poi riparlo. Grazie Luciana, e adesso passo la parola a Luigi Perelli, che vorrei ricordare che oltre che regista di questi film documentari per il PC e anche non per il PC, altri, un importante regista del cinema italiano, si direbbe oggi autore di serie, all'epoca non si chiamava così, come La Piovra, come I Sospetti, come Un Caso di Coscienza. Grazie di essere con noi. Allora, io vorrei cominciare con gli inizi dell'Unitelefilm. L'Unitelefilm all'inizio era una struttura che in qualche modo produceva dei servizi di attualità dall'Italia per conto di televisione dei paesi socialisti. Questo agli inizi degli anni 60. E il collegamento non era con la, e non è mai stato direttamente con
la sezione culturale del PC, ma con stampa e propaganda. Chi si occupava dell'Unitelefilm era Mario Benocci, un funzionario anche molto intelligente e molto, però un funzionario capace, che tra l'altro si occupava anche delle radio che c'erano nei paesi dell'est e che mandavano le loro trasmissioni in Italia. Questo che cosa vuol dire? All'inizio in qualche modo è una struttura che serve soltanto a scopi di propaganda, che è una funzione rispettabilissima, nella quale noi credevamo, perché la propaganda è fondamentale. Però poco alla volta, negli anni, comincia un rapporto sempre più stretto con, per esempio, con Cesare Zavattini e quindi col grande cinema italiano. Zavattini è l'elemento propulsore, è lui che in qualche modo porta ad una riflessione sempre più attenta, che è fatta contemporaneamente di riflessione sulle cose nel paese, ma anche il modo di raccontare e anche il modo di distribuire. La distribuzione di questi tanti pezzi che vengono prodotti è fatta con un'invenzione straordinaria, di cui forse avete già parlato, non lo so, in passato, e sono questi proiettori 8 mm che vengono date in tantissime case del popolo, in strutture del partito, ai sindacati, si parla di 1000 proiettori che diventano in qualche modo nel 68 un elemento fondamentale nel rapporto tra il partito comunista e la popolazione. Tutte le feste dell'unità contemplano anche una proiezione di documentari, di film, di iniziative. Ci sono film che finiscono per avere un tale riscontro che anche i giornali borghesi se ne accorgono e faranno dei pezzi, degli interventi su questo. Allora, veniamo a due settori di intervento fondamentali. Da una parte la riflessione sulla realtà italiana e la voglia di capire, di aiutare a interpretare la realtà che si va trasformando in quegli anni. Di qui molti dei film che vengono fatti sul lavoro, molti dei film che vengono fatti per tentare di parlare non soltanto agli operai, ma a tutto quanto il settore del potenziale elettorato. Dall'altra parte, un grande impegno verso i problemi internazionali, perché il Partito Comunista di quegli anni, partito al quale io ero molto legato e molto, insomma, che io ho amato molto, così come tanti altri registi che hanno lavorato in quegli anni, aveva un grande interesse verso i movimenti che si stavano svolgendo in tutto il paese. Una delle prime occasioni molto strana che posso raccontare, ci fu una serata dedicata al Vietnam, mi pare nel 65-66. In quella serata vennero adoperati come materiale proiettato durante la serata a Piazza Navona, vennero proiettati materiali che avevamo girato per raccontare alle televisioni dei paesi dell'est. Questi materiali, combinati con un canto fatto dal nuovo canzoniere italiano, determinarono una tale forza deflagrante nei partecipanti a quella manifestazione che doveva essere una veglia limitata alla piazza. Forse Paolo se la ricorda, in quell'occasione la manifestazione, che per la polizia risultava abbastanza inaspettata, arrivò, una delle pochissime, forse l'unica, arrivò fino all'ambasciata americana a Via Veneto. Perché questo?
perché la forza dirompente delle immagini in quell'occasione riuscì a, in qualche modo a trasformare quella, quell'episodio che poteva essere interessante, importante, ma probabilmente senza efficacia, in qualcosa di molto forte. L'interesse quindi del partito verso gli elementi internazionali. Ce n'erano tanti in quegli anni. Le tante lotte dei paesi africani, le tante lotte del centro, del Sud America, le tante lotte, per esempio, anni dopo, per la Palestina, per che poteva essere un potenziale vissuto come un potenziale nuovo Vietnam a noi vicino. Poi è tutto cambiato negli anni successivi per tante vicende, ma fino a che c'è stato Al-Fatah e Arafat, quella fu un altro settore molto importante del nostro impegno. Vorrei raccontare una cosa abbastanza strana per quanto riguarda le scelte. Allora, inizialmente, e questo fa parte anche delle contraddizioni del nostro partito, noi abbiamo girato quel documentario, eravamo stati mandati, ci interessava, il partito aveva una grande curiosità verso queste cose, abbiamo girato, ma il materiale è rimasto fermo per poco più di un anno, perché non si sapeva che cosa fare di questo materiale, perché forse si aveva paura che potesse essere sfruttato dal movimento studentesco o fosse in qualche modo, tra virgolette, non in linea con le posizioni del partito. Poi facemmo delle proiezioni insieme, mi ricordo venne Occhetto quell'occasione, e alla fine si decise di fare questo documentario, che ebbe poi un grande risultato, perché apriva delle, in qualche modo, ad una voglia di affrontare temi e realtà più dinamiche, più aperte, più diverse, al passo con quello che stava accadendo nel mondo italiano, nella realtà italiana, nel mondo studentesco e altro. Direi che Zavattini è stato un elemento importante nella formazione di queste esperienze che poi saranno il Cinegiornale da una parte, inizieranno con il Cinegiornale della Pace e poi andranno avanti con i Cinegiornali Liberi, poi con anche Terzo Canale, perché si capisce che il cinema può avere un grande afflato per coinvolgere l'opinione pubblica. Dall'altra parte si comincia ad aprire una potenzialità molto importante con la televisione italiana, che insomma si chiamava Terzo Canale, dopo poco si crea la terza rete che assumerà molte delle funzioni assolte inizialmente dall'Unitelefilm, perché insomma, la televisione, la riforma della RAI porterà ad un'apertura molto forte, molto, molto importante. E tutto quanto questo avrà dei riflessi sul modo di fare cinema e fare televisione. La televisione si aprirà a linguaggi diversi che sono maturati nell'ambito di quelle esperienze documentaristiche, nell'ambito di quelle esperienze di riprese. Un'ultima cosa che vorrei dire oggi, purtroppo mi pare che sia un momento molto duro e molto difficile. Se ripenso all'entusiasmo che si muoveva in quegli anni e vedo quello che invece sta accadendo oggi, mi pare davvero dovremmo cercare di fare qualcosa. No, io sono vecchio ormai, figuriamoci, però credo che dovremmo cercare davvero di dare una spinta maggiore, perché la realtà italiana è molto difficile, è sempre più difficile oggi parlare delle nuove esperienze, della nuova realtà.
teniamo conto che allora c'era il comunismo, che in qualche modo era un faro estremamente importante. Oggi il comunismo è messo sotto aggressione da tanti punti di vista. L'opposizione nel mondo a volte è fatta da forze radicali di tipo forze islamiche, che sono tremende, perché poi arrivano a delle forme di integralismo allucinante, per cui diventa anche difficile aderire a quel tipo di presupposti e di posizioni. Però qualcosa io credo che dovremmo tentare, cercare di fare. Grazie per ora e poi vediamo. Grazie Luigi. Ho visto che si è collegata Paola Scarnati, che è stata chiamata in causa sulla nascita dell'Unitelefilm e i primi anni e sulla sua vita. Non so se vuole intervenire in questa discussione. Special guest. Non pensavo di intervenire, anche perché ieri abbiamo raccontato abbastanza sulla nascita della Unitelefilm nel 1963. Aiuto sulla nascita della Unitelefilm e su tutto il lavoro, tutta la produzione che la Unitelefilm realizzava, che da una parte era quella, diciamo, di propaganda per diretta commissionata dal partito, poi c'era un altro filone che era molto interessante, che era la produzione, diciamo, politico-culturale che la Unitelefilm realizzava, che era molto interessante e che forse è sempre stata un po' sottovalutata. Mi ricordo per esempio l'intervista di Carlo Di Carlo a Pierpaolo Pasolini, che era forse la più bella intervista di Pasolini giovane che esista nel cinema italiano, ma poi tantissime altre cose, potrei fare tanti esempi, ma insomma tutta una produzione, penso adesso a Pieronelli, insomma a tantissimi autori, appunto comunisti o, come si diceva allora, compagni di strada, cioè non iscritti al PC, ma comunisti, che realizzavano per la Unitelefilm, con una grande, come diceva Perelli, con una grande passione e partecipazione, film documentari secondo me estremamente belli ed interessanti. E poi c'era l'altro filone che la Unitelefilm realizzava, che erano i servizi, diciamo, di, noi li chiamavamo i servizi di attualità, non so se era una denominazione esatta, i servizi che venivano poi inviati alle televisioni dei paesi dell'est, che però rimanevano come patrimonio nella Unitelefilm, nell'archivio, nel patrimonio della Unitelefilm. Ecco, forse la cosa che non abbiamo detto abbastanza in questi, da ieri e oggi, insomma, che dovremmo dire di più proprio in occasione di questo centenario dell'anniversario della nascita del PCD e del PC, è che il PC negli anni Ottanta, quando l'archivio si è costituito, ha fatto la donazione di tutto questo patrimonio cinematografico e audiovisivo, ed è stata una donazione importantissima, perché ha permesso poi all'archivio di crescere e di diventare una fondazione riconosciuta dallo Stato proprio per il patrimonio che ha, cioè di racconto della società italiana in anni in cui appunto nel cinema e nella televisione, ancora praticamente c'era poco, la televisione nasce nel 54, però non è che va in giro a documentare la realtà italiana. E quindi questo patrimonio preziosissimo viene donato all'archivio, che può appunto diventare, essere riconosciuto come fondazione di interesse nazionale. Va bene, grazie intanto a tutti quanti, a tutti gli intervenuti, a questa iniziativa che forse dovremmo continuare a fare e che continueremo a fare a dicembre, abbiamo già deciso, perché questa iniziativa fa parte anche di un progetto di ricerca che ha l'archivio, che è praticamente un gruppo di studio e di lavoro sulle forme e il progetto di un cinema politico. Basta. Ermanno, sì. Parla. Sì. No, non so se prima Luciana, Luigi vogliono aggiungere qualcosa. Appunto, a dicembre approfondiremo appunto il tema della sinistra, non solo i comunisti, ma i comunisti, diciamo, come parte più grande della sinistra italiana, e il cinema dal punto di vista della fiction,
e quindi contenuti, contestazioni, insomma, la storia del paese, eccetera. Quindi con i film classici e anche meno classici che metteremo in rassegna, che discuteremo appunto da questo punto di vista. Non so se Perelli e Castellina vogliono aggiungere qualcosa in questi ultimi 7 minuti di diretta. Io sono contenta di quello che hai detto, cioè soprattutto di questa ricostruzione proprio della storia del PC, fatta attraverso l'immagine che è venuta nel cinema. Grazie. Però, scusa. Posso usare questi 3 minuti? Un minuto, no, perché c'è soltanto. Però vi volevo fare una proposta, penso che forse posso approfittare di questa trasmissione per farvela, perché è una cosa a cui penso da tanto tempo e che ho cercato di fare con l'Arci, ma invece la dobbiamo fare se la facciamo insieme. E cioè, noi non abbiamo più, non solo non sappiamo più bene come è fatta l'Italia, ne sappiamo sempre meno, con le gravi conseguenze politiche che ne derivano, non abbiamo proprio idea con chi è come è fatta la gente che abita nei nostri quartieri, chi c'è, dove lavorano, come, eccetera, pochissimo. Perché non e contemporaneamente abbiamo milioni di ragazzetti che col telefonino, che ci hanno tutti, con ogni borgata, che fanno in giro e fanno delle stronzate col telefonino. Perché non fare io vorrei fare un catasto audiovisivo dell'Italia, di Roma, comune per comune, un catasto audiovisivo, cioè dire ai ragazzetti andate in giro e datemi l'immagine audiovisiva, il materiale audiovisivo per capire come è fatto il vostro quartiere, e qui mettere l'inchiesta, che è la premessa poi per fare anche l'iniziativa politica, riconoscere il proprio territorio e per abituare i ragazzi a cercare di interpretarla e di tirare fuori, che a modo loro, che vadano a parlare, a chiedere ai vecchi come, dove sono andati a fare il viaggio di nozze, come sono arrivate nella casa dove abitano, insomma, sono un'enorme cosa. Si potrebbe stabilire un premio, tutto questo materiale si mette in un grande, diciamo, contenitore, e poi se ne traggono dei documentari per il catasto audiovisivo, per l'appunto. Ci proviamo? Sento un silenzio di tomba. Vabbè. Non mi avevano riattaccato il microfono, mi sembra una bellissima idea, diciamo. Del resto qua in archivio per molti anni ci siamo posti il problema di come rilanciare quell'opera di documentazione che appunto si faceva negli anni 60 e negli anni 70. Non so se Perelli vuole aggiungere qualcosa, ma non è che le scelli, scusa una mia curiosità, per via del fatto che l'interpretazione del 68 e di quello francese non era così pacifica nel Partito Comunista, no? Vengono scritti anche opuscoli, considerazioni sui fatti di maggio, eccetera, non erano tutti d'accordo, no? Amendola non piaceva quel movimento, non è che avete ritardato di un anno perché bisognava un po' chiarire cos'era stato quel fenomeno. Ma certo, questo era il problema. Questo era il problema e non si riusciva a trovare in via immediata una soluzione su questo. E dopodiché finalmente si è deciso e si è fatto un documentario che era comunque un elemento di confronto. Tra l'altro, in quell'occasione noi avevamo fatto un'operazione molto importante, perché avevamo come Unitelefilm, legati al Partito Comunista, avevamo portato i materiali degli Stati Generali del Cinema, li avevamo portati in Italia, sviluppati in Italia, perché si temeva che potessero essere sequestrati dalla polizia francese, utilizzati contro i manifestanti o contro i rivoltosi. Per cui il legame con i francesi, tra l'altro questa operazione venne fatta nonostante tutto anche tramite il PCF, il Partito Comunista Francese,
il Partito Italiano e se ne fece tramite Chris Marker, il regista, e fu molto importante. Per cui, insomma, c'era tutto l'interesse a portare avanti e affrontare questo grande tema, che poi era il tema della contemporaneità. Quanto alla proposta di Luciana, insomma, questa è una proposta che in qualche modo veniva da Zavattini. Zavattini chiedeva di utilizzare la macchina da presa come se fosse una penna. Oggi col telefonino questo è ancora più possibile. Questo diventa semplice, possibile, affrontabile, e si possono avere dei materiali estremamente interessanti. Del resto lo vediamo all'estero, molte delle quante rivolte sono documentate proprio attraverso questi telefonini, che sono ormai uno strumento fondamentale. Coinvolgere, se ce la facciamo, giovani, studenti, forse studentesche addirittura, per farle sarebbe molto interessante. Va bene, grazie a tutti. Non so se Paola Scarnati e Vincenzo Vita vogliono aggiungere qualcosa. No? E allora grazie a Luciana Castellina, grazie a Luigi Perelli, grazie alla special guest Paola Scarnati, e buona visione per chi approfitterà adesso di vedere questi sei film che sono messi a disposizione dall'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. Grazie a tutti ancora e buona serata. Thank you.